27. Rudolf Steiner. Cerchio e seno. Attraverso lo strumento che da sempre vuole rimanere anonimo. Entità Steiner. Buonasera amici. Ho ascoltato con molto interesse le vostre argomentazioni e se mi permettete vorrei intervenire rilevando da subito che se poteste immaginare quanta incoerenza c'è negli scritti che vi sono pervenuti nel tempo, da testimonianze del passato, allora trovereste risibile tale incongruenza. Prima si parlava di una incongruenza temporale di 6 anni, a proposito dell'episodio della presentazione al Tempio di Gesù, rispetto a quanto riportato dalle fonti canoniche, come comunicatoci dall'entità Amedeo. Ora vorrei solleticare la curiosità di Piero. E tutto volle sapere e poco volle capire. Perché tanta brama di sapere? Domanda è qualcosa che mi porto dietro sin da bambino. Entità Steiner, lo so. E questa sera vorrei disquisire con te sulla materia. Penso che tu sia edotto sul collasso gravitazionale delle grandi stelle che si trasformano in buchi neri. Ma sei ugualmente a conoscenza che esistono anche buchi bianchi? Domanda no. Dei buchi bianchi non ne sapevo nulla. Entità Steiner. Sono fenomeni cosmici, simili ma opposti. Come è opposta è la materia e l'antimateria. Tutte le energie cosmiche immanenti dell'universo vengono mirabilmente bilanciate da questi fenomeni di esplosione ed implosione della materia. Infatti, mentre i buchi neri collassando risucchiano inevitabilmente tutta la materia circostante e perfino la luce, nei buchi bianchi avviene l'esatto contrario, quindi l'equilibrio cosmico ne viene mantenuto. Già il grande pensatore Einstein, nella sua teoria della relatività generale, aveva osservato ciò. Nell'altra sua teoria della relatività ristretta, aveva invece postulato con grande lungimiranza il possibile effetto sul tempo di questi grandi avvenimenti, tanto che da queste sue postulazioni dedusse la possibilità teorica dei viaggi nel tempo. Nota. Entità Steiner. Rudolf Joseph Lorenz Steiner, 1861-1925, esoterista e teosofo austriaco, fondatore dell'antroposofia, dottrina di derivazione teosofica, che concepisce la realtà universale come una manifestazione spirituale in continua evoluzione, che può essere osservata e compresa mediante la cosiddetta scienza dello spirito o antroposofia, che Steiner riteneva essere un vero e proprio approccio scientifico alla conoscenza della verità. Continua.